Bene, si è conclusa anche questa seconda edizione della Drava Cup, qui a Roseg, sul fiume Drava. Questo è l'hotel Active Hotel di Gargantini e questi sono i campioni del Drava Cup 2019. Matteo Carbognani e Andrea Venturini, team Trabucco, Lenza Paradiso. Lenza Paradiso, bene, allora raccontateci un po' questa bella esperienza che vi ha visto protagonisti. Oggi tantissimi pesci, ieri ancora di più, abbiamo avuto fortuna di prendere due picchietti veramente molto con tanti pesci, diciamo così. Eravamo esterni, per cui ieri ci siamo avvantaggiati con un bel peso, oggi eravamo ancora avvantaggiati in una buona posizione. Oggi abbiamo difeso prendendo tanti pesci strani, caredani, id, naso, insomma abbiamo cercato di fare il nostro meglio e ci siamo divertiti. Brava che comunque ha dato tantissimo pesce in tutti i picchetti. Siamo stati un po' sfortunati oggi che la chiusura della gara, un diluvio universale. Beh, chiusura bagnata, chiusura fortunata. Infatti quello che ho detto io a Matteo. Però e voi lasciate un bel marchio su questa edizione, non solo per la vittoria, ma perché realizzate anche il maggior peso assoluto in una manche, sì, quasi 50 kg di pescato. Insomma, come si fa a realizzare pesi da carpodromo in un fiume come questo? Sono pesi grossi, d'accordo, però insomma bisogna anche avere l'approccio. Voi come avete impostato la gara ieri nella parte finale della zona mucche? Abbiamo pescato intorno ai 22 metri. Pastura verme, abbondanti, perché c'erano dei pesci veramente abbondanti. E quindi molta alimentazione, sì, non solo di pastura, sì, ma anche di carne. Abbiamo visto che nella seconda metà della gara più ci dai vermi, più avevi proprio risposto. Avete trovato anche degli incagli durante le 5 ore? Ieri abbastanza, oggi un disastro. Oggi, avete contribuito a far circolare. Oggi penso che abbiamo fatto la produzione dei pasturatori. Pasturatori e la pazienza naturalmente di dire, sai, eri lì per vincere, per cui dovevamo stare proprio attaccati. Anche c'è stato un po' il fondo. Volevo chiedervi un commento su questa manifestazione che lo premettiamo. È una manifestazione di amicizia, di rilassamento, non è dal coltello tra i denti, insomma, però alla fine abbiamo sono una gara. Qualcosa in corsa quest'anno per cercare di equilibrare un po' le cose, invece che fare i due primi, cioè i pesi, la somma dei pesi, abbiamo fatto gli scorsi settori, che mi sembra una cosa che abbia funzionato abbastanza bene, e sono usciti più tra altre cose, noi due primi, ma anche la seconda parte c'è anche l'altro primo, abbastanza omogeneo come risultato, invertendoci nei campi di gara, andando i migliori sui peggiori dei pochetti, per cui credo che possa essere una bellissima cosa. Siete del marchio Trabucco, te ovviamente sei anche un collaboratore stretto dell'azienda di Andrea e di Roberto, insomma, che prodotti Trabucco avete utilizzato per vincere in Drava? Ti dico, abbiamo usato la pastura che abbiamo usato. Dica la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Pastura, caveden e barbio rossa al formaggio, cosa che quando io ne parlo con tutti in Drava così, tutti dicono no, meglio dolce, meglio qui, meglio là. Noi abbiamo visto, due anni fa è andata benissimo. Confermo volta, perché anche l'altra volta hanno usato della pastura rossa al formaggio. E ho visto che la moda che abbiamo lanciato due anni fa è stata poi, in tutti hanno oggi avevano le pasture rosse, erano, e sicuramente sono bilanciate con qualcosa dentro, che hanno avuto dei buonissimi risultati. Noi abbiamo fatto tanti cambiamenti, abbiamo usato solamente della pastura lì, mentre gli ungheresi, che mi hanno detto che volevano un pochino più dolce, hanno usato anche della pastura da Brest, però abbiamo visto che forse la cosa determinante sono stati i picchietti che noi abbiamo preso, che sicuramente li abbiamo sfruttati al meglio. Potevo vincere anch'io, vuol dire questo? No, sicuramente erano dei picchietti buoni, siamo stati fortunati anche per quello. Bene, io vi faccio i complimenti. Grazie, fra l'altro voi vi siete, come dire, no? Messi in luce anche in un'altra manifestazione, nella Coppa dei Campioni, nella Coppa dei Campioni di due anni fa, quindi non siete nuovi a un successo qui sulla Drava, speriamo di avervi anche nelle prossime edizioni. Complimenti ancora, siete una coppia vincente e va bene così, e tanti applausi. Ormai la coppia di fatto, a Venturini e a Carbognani, campioni del Drava Cup 2019. Complimenti a te, a tutta l'organizzazione. E alla famiglia Gargantini, ovviamente, che dobbiamo ringraziare, perché sono loro che muovono questa esatto. Perfetti in tutto e per tutto, dell'organizzazione, la gestione di persone che si devono spostare per chilometri. Certo. Bene, ciao a tutti ragazzi, ciao.